Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, nuova spedizione Hachette che contiene 4 nuovi numeri della Tumblr Batmobile. Andiamo dal numero 40 al numero 43. Questa è una spedizione importantissima perché in questi numeri andremo ad eseguire un mega test di tutta la parte elettronica. Quindi, a maggior ragione, in questo video andremo ad analizzare i fascicoli per vedere bene di cosa si tratta e nel prossimo o nei prossimi, perché sto decidendo probabilmente di farne due di video, uno dedicato al solo test e un altro al montaggio, andremo ad eseguire tutte queste fasi. Allora, apriamo il numero 40 e andiamo a vedere cosa c'è da fare. Vi ho detto, queste sono fasi importantissime, quindi dobbiamo assolutamente avere un occhio di riguardo. Allora, riceviamo i pezzi per costruire il telecomando, ci fanno mettere le batterie e fondamentalmente poi si va a collegare tutto il resto. Dopodiché si esegue il test di tutta l'elettronica. Come vedete, le fasi sono tantissime, per questo ho intenzione di fare un video dedicato solo sul test, perché secondo me è più che necessario. Sono veramente tantissime fasi. Ora, al di là del montaggio del telecomando, che diciamo è qui dentro, sono veramente tre pezzi, non è questa la parte complicata. Vediamo se li trovo. Eccoli qua, ci sono i pezzi. E ovviamente vi ricordo che serve una batteria 2032 non fornita, quindi magari compratela prima, ma questo è sicuramente il numero più lungo. Andiamo ad aprire il numero 41 e vediamo cosa c'è da fare. Allora, vediamo qui, andiamo alle fasi del montaggio, ovvero quelle che ci interessano, e andiamo a vedere che qui riceviamo la cremagliera dello sterzo della vostra Batmobile. Fondamentalmente sono pochi pezzi che però vanno montati sul blocco delle ruote che avevamo completato, diciamo, nelle prime uscite. E quindi poi di conseguenza ci fanno staccare alcuni pezzi da tutta la sezione elettronica e iniziamo a montarli qui sopra. Inutile dirvi che il posizionamento dei motori è di vitale importanza, perché altrimenti poi non funzionerà nulla. Il numero 42 è decisamente grandino, adesso sempre se riesco ad aprirlo, vediamo un pochino, sì, ecco qua, andiamo a prenderlo e mi pare di capire che qui, da quello che abbiamo visto nel numero precedente, ci sarà il primo pezzo di metallo che va a reggere la struttura, quella che abbiamo già costruito, infatti il supporto del pianale della vostra Batmobile. In pratica questo pezzo va a supporto dell'abitacolo, solo che non viene ancora messo qui perché in questo numero ci fanno montare vari interruttori che servono ovviamente per i fine corsa, per far smettere di muovere i vari motori nel momento giusto. Inutile dirvi che senza questi interruttori i vari motori girerebbero sempre e quindi si spaccherebbe tutto. Quindi in questo numero lavoriamo su questa parte. Numero 43, ovvero l'ultimo di questa spedizione. Qui non so perché c'è il cartone, io non capirò mai perché su alcuni lo mettono e altri numeri no, però in generale andiamo a vedere. Allora, qua, da quello che ho visto nel fascicolo precedente, c'è una paratia laterale. Allora, questo qui è infatti il rinforzo laterale sinistro della vostra Batmobile, quindi si va a prendere fondamentalmente l'abitacolo che abbiamo costruito. Su questa parte andiamo a mettere due LED che chiaramente si vanno a staccare da tutta la parte elettronica attestata nel numero 40, dopodiché si va a mettere questo rinforzo laterale sull'abitacolo, quindi si arriva alla fine di questo numero con la parte sinistra rinforzata. Poi vedete che nel 44 c'è la stessa parte da mettere sulla destra e quindi di conseguenza si andrà avanti in questo modo. Sì, allora vi confermo che farò un video dedicato al numero 40 e basta, dopodiché ne farò un altro per 41, 42 e 43.
Diciamo che di solito non lo faccio, ma siccome questo test è molto lungo e super delicato, richiede un'attenzione particolare, quindi non voglio mettere troppa carne al fuoco e fare sia il test che poi le parti di montaggio. Preferisco dedicare assolutamente un unico video a tutto questo test, così lo facciamo bene, perché vi ricordo che tutta la parte superiore della macchina si apre con una serie di motori, quindi se questi motori non sono testati bene succede un casino. Quindi mi raccomando, seguite bene il prossimo video, perché eseguirò un test dedicato a tutta l'elettronica. Detto ciò, vi chiedo il solito pollice in su se vi è piaciuto il video e mi raccomando, vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, così da non perdere nessuno dei miei prossimi video. Detto ciò, vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!